fatto che questo regolamento è nato con altri obiettivi e non è riuscito ad ammodernarsi seguendo una società che cambiava, e quindi è necessario fermarsi a un tavolo e cambiare le regole che sono state poste sotto accusa. E un po' è legato, come dicevi bene, che spesso, sia nel calcio che nella società, si crea un immaginario collettivo quando si discute di certi temi che confonde perché è costruito magari per andare alla pancia delle persone, magari con fini elettorali, e quindi si pensa che tesserare 10 giocatori migranti in terza categoria, come dicevi, fa sì che la nazionale italiana sia debole perché non ci sono più le giovanili. E questa è una follia assoluta, è una costruzione del tutto immaginaria. Però per finire poi il giro di domande, la domanda che volevo rivolgere invece a Carlo, qui rimaniamo in tema tesseramenti, però passiamo a un altro ente di promozione che è la WISP. Proprio dal nome, la WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, pone l'accessibilità allo sport come una sua prerogativa, no? Il fondamento della WISP è proprio questo: dare accessibilità più che risultato, più che. Ecco, da questo punto di vista, volevo chiedere, non rischia. Ci sono queste contraddizioni sui tesseramenti, queste contraddizioni complessive nel sistema sportivo italiano. Quando la WISP costruisce una federazione a parte, non rischia invece di affrontare queste contraddizioni, di sedersi sopra queste contraddizioni e di fare sì, di costruire un circuito quasi autoreferenziale, quasi chiuso? E per fare due esempi, per fare un limite, insomma, a questa domanda, uno positivo e uno negativo. L'esempio negativo è: in alcuni territori in cui la WISP non è in grado di organizzare i campionati di calcio a 5, magari per le caratteristiche del territorio, questo potenziale di trasformazione che è insito nel nome, no? Sport per tutti, non rischia di crollare per un semplice fattore numerico? E l'esempio positivo invece, così ti lancio anche una quaglia, fra virgolette, sul progetto Sport Antenne, che secondo me è molto interessante. Cioè, la bellezza e la forza di questo progetto che è appena nato non è proprio il fatto che va al di là degli enti di promozione particolari, delle federazioni particolari, a segnalare i casi di discriminazione a prescindere da dove questi accadono. Lui pone dei temi abbastanza robusti, chiaro. L'USP è un ente di promozione sportiva e la prima cosa che fa garantisce l'accessibilità a tutti, per cui da questo punto di vista no, non chiede permessi di soggiorno che scadono l'X giorno piuttosto che certificati di residenza. Ti chiede un documento e dopo ti tessera. Da questo punto di vista va bene così. Poi la cosa può finire così o ha dei limiti? No, c'è anche dei limiti. I limiti sono anche in parte anche nella stessa storia della WISP. La WISP di per sé è stato identificato fino a un certo punto della sua storia come il cosiddetto CONI rosso, cioè nel senso come di per sé l'alternativa alle federazioni, l'alternativa al CONI. E però ne è passata di strada sotto i ponti da quel momento là. Però ha creato una struttura che è diventata anche una struttura di per sé un po' rigida. Creando una struttura un po' rigida, poi anche le persone sono quelle che fanno la differenza. Molto spesso le persone sono state là per anni e per cui si sono anche accontentate del loro. Questo è un periodo in cui su queste cose non è che la WISP non sta discutendo sul rinnovamento, sta discutendo su mille altre cose, difatti è partita anche l'idea di fare al massimo due mandati come presidenti, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo arrivati ad una svolta, non lo so, io sono stato riconfermato, per cui sono ancora responsabile nazionale anche della parte interculturale. Per cui della parte interculturale. Ho dato degli stimoli? Penso di sì. Sto cercando di cambiare le cose sui territori? Credo di sì. Cioè, una parte sono, vabbè, i mondiali antirazzisti che tutti conoscete, magari dopo ne parliamo. L'altra parte sono stimoli continui che do anche ai territoriali, anche a livello progettuale. Lui ha parlato di Sport Antenne. Sport Antenne è uno di questi stimoli per far capire nei vari territori in cui la WISP è presente, che oltre ad occuparsi delle attività e delle discipline sportive,
senza chiedere appunto, essendo inclusivi, non chiedendo il tesseramento particolari documenti, però bisogna occuparsi un po' più dell'aspetto sociale. Sport Antenne è un progetto che vuole fare emergere in una Italia che sembra veramente, cioè, se guardiamo gli episodi di razzismo documentati in Italia, in questo caso dall'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziali, non arriviamo a 5.000 all'anno. Se guardiamo, visto che questo è un ufficio che è stato imposto più o meno dalla Commissione europea all'inizio degli anni 2000, per cui paradossalmente è stato costretto per smettere di pagare delle multe Berlusconi a istituirlo nel 2003, cioè la cosa è paradossale però. E in altri casi, tipo in Francia e in Germania, i casi di discriminazione riconosciuti viaggiano tra i 40 e i 50.000. Vuol dire che siamo più bravi noi o forse non facciamo emergere i casi di razzismo? Secondo me in Italia il problema dell'emersione dei casi di razzismo è un problema vero. E noi abbiamo fatto un progetto per far sì, per responsabilizzare molti dei nostri cosiddetti comitati territoriali, così vengono chiamati i comitati WISP a livello territoriale, e per prendersi carico di fare una verifica ed andare a cercare di far emergere questi dati qua di razzismo, che possono essere sia di razzismo di carattere sportivo, ma anche più in generale di discriminazione, come dire, diretta o indiretta, riscontrata da molti cittadini che vengono considerati stranieri, e non dovrebbero essere molti di loro, o altri che sono anche i rifugiati. Questa è una cosa che abbiamo fatto ed è perché stiamo agendo anche al nostro interno attraverso un'assunzione di responsabilità e un lavoro di cambiamento anche di mentalità. Cosa facile? No. Cambiano le generazioni, gli obiettivi erano diversi e di conseguenza hai a che fare anche con un mondo, perché lui ha a che fare con i suoi, quella Federazione Italiana Gioco Calcio, dove lui è un illuminato in Veneto. Io ne conosco altri un po' meno illuminati in altre regioni d'Italia. E però non posso dire che la WISP sia solo di per sé inclusione così. Penso che ogni tanto anche la WISP sui propri territori faccia un po' troppo i fatti suoi e crea anche poi degli steccati. Questo è l'attuale. Grazie.